È stata presentata oggi alla stampa all'interno della nuova galleria Harry Bertoia al Civico 60 di Corso Vittorio Emanuele a Pordenone la mostra fotografica Ashes Ceneri, racconti di un fotoreporter. La mostra, promossa dal comune di Pordenone, propone 150 opere di Pierpaolo Mittica, fotografo particolarmente attento alle tematiche sociali e ambientali. Negli ultimi anni Mittica ha iniziato a indagare sui più gravi disastri ecologici che hanno afflitto l'umanità, ritraendoli in immagini dure quanto emozionanti, capaci di raccontare quanto di assurdo e di terribile l'uomo fa contro se stesso. Sono 10 racconti, 10 lavori che ho fatto in questi 15 anni ed è sviluppata proprio a racconti, a sezioni, e raccontano un po' quello che io ho visto. Quello che io ho documentato, ho voluto riportarlo in fotografie e in testi per poter raccontare un po' quello che succede nel mondo, partendo dalle guerre dei Balcani, è stato il mio primo lavoro, fino ad arrivare all'ultimo lavoro che è in Russia, l'inquinamento che c'è in Russia. Con questa mostra Pordenone inaugura un nuovo spazio espositivo, intitolato al grande designer e scultore di origine friulana Harry Bertoia. La galleria è stata creata all'interno del complesso architettonico di Palazzo Spelladi, ubicato in centro storico a fianco della loggia municipale, sede fino ad alcuni anni fa degli uffici dell'anagrafe. Gli interventi di ristrutturazione ultimati nel 2014 hanno recuperato l'edificio, assegnando adesso la nuova funzione di sede espositiva. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Questo spazio è frutto di un recupero, l'edificio è stato acquisito nel 1980 dal comune, un palazzo in pieno centro accanto al municipio che ha un'origine antichissima, qui lo inauguriamo con questa grande mostra dedicata a Pierpaolo Mittica. Speriamo inoltre che sia anche un messaggio di positività e che possa invertire la tendenza di un momento senza dubbio non facile. La mostra aprirà al pubblico domani, sabato 13 settembre, appuntamento alle ore 18.